Buongiorno amici, buongiorno e buona domenica. Auguri di buon onomastico a tutti. Oggi è primo novembre e tutti i santi. Trasmettiamo da Arinaga, Gran Canaria, sud di Gran Canaria, sud-est per l'esattezza. Un buongiorno al nostro Marino San Pietro, Massimiliano Prandina, Antonello Deb, Antonella Deb, Alessandra Fischetti, ciao Ale, Rosanna Di Pieri, Roberto Murador, Elena Lazzerini, Fabrizio Tumolo, Francesco Roveron, Luca Galletto, Federico Guidi, Piera Facchi, Fabrizia Reina, ciao Fabrizia, Nicola Di Salvio. Eccoci arrivati alla nostra domenica, per chi segue le dirette tutte le domeniche da Arinaga, dirette appunto che tutte le domeniche puntualmente Enrico vi trasmette dalla zona est di Gran Canaria, paese residenziale, non turistico. Per tutte le persone appunto che guardano le dirette alla domenica, vi accorgerete sicuramente che sono cambiate le maree. Abbiamo praticamente il mare a quel famoso muro ormai che tutte le domeniche vi indico. Abbiamo cambiato il ciclo delle maree, ieri notte di Halloween, luna piena, perfetta per la festa di ieri, la festa notturna che credo che i ragazzi soprattutto abbiano messo in atto. Qui vi posso garantire che c'era in giro di tutto, sembrava carnevale, bellissimo, a partire da Carlotta e le sue amiche che non se ne lasciano scappare una. In realtà ieri sera erano agghindate veramente veramente bene, per cui iniziamo la nostra diretta con un grandissimo abbraccio e un grandissimo saluto a tutti. Buongiorno amici, eccoci sempre imbavagliati da Gran Canaria per parlare di tantissimi argomenti. Che aria tira, si può venire, Francesco Ciccarello, assolutamente sì Francesco, tranquillo. Per quello che riguarda il problema qui sull'isola è praticamente assente, nel senso ci sono regole da mantenere eccetera, avrai tamponi da fare, chiedi bene all'ASL di appartenenza cosa devi fare, ma assolutamente sì. Ieri mattina ero in aeroporto per appunto ricevere amici, clienti, e l'aeroporto era veramente pieno. Non siamo ovviamente un Lido, ma non c'è un allarme più di tanto. Dobbiamo però assolutamente stare alle regole. Vedi che anche la mia diretta viene appunto trasmessa con me, che ho appunto la mascherina. Per cui passiamo subito al numero di Pierangelo, visto che si può tranquillamente viaggiare. Oggi ho letto e riletto il comunicato del governo italiano e il nuovo decreto del Ministero della Sanità per esattezza. E quello che ci siamo detti in questi giorni è esattamente corretto, se no c'è stata data una leggera stretta, probabilmente determinate cose avevano preso un via troppo normale secondo loro. Io non commento, io sto dicendo esclusivamente quello che il decreto diceva, e si va come posso dire
si va verso un periodo di influenza, no? Che abbiamo sempre avuto tutti gli anni, e si sta cercando in qualche modo di, come posso dire, arginare tutti i pericoli. Mandiamo il numero magico di Pierangelo al 373-774-2186, telefonate al nostro Pierangelo che vi risponde e vi spiega come funziona il tutto. Al 373-774-2186 il nostro Pierangelo vi darà tutte le informazioni necessarie. Dirò che le persone comunque stanno chiamando, noi parliamo di un terrorismo che ha avuto una presa, ma sicuramente l'ha avuta, però devo dire che le persone almeno a livello informativo, e poi di fatto qualcuna arriva, insomma le persone stanno tentando di muoversi, ecco. Noi diamo informazioni anche a persone che hanno organizzato la loro vacanza per gli affari loro, con il loro fai da te, o addirittura diamo informazioni a persone che hanno magari prenotato per situazioni differenti, con alberghi eccetera eccetera eccetera. Ma questo assolutamente ci sta. Vediamo, eccolo qua il nostro Piero che ha già pubblicato il numero di Pierangelo al 373-774-2183. Il nostro Pierangelo vi risponde per darvi tutte le informazioni necessarie. Ecco la panchina di Arinaga, la famosa panchina di Arinaga. Vedete, tutte le persone che verranno qui da ora in poi dovranno fare una bella foto vicino a questa panchina e pubblicarla. Così diamo il via ad un concorso senza premi. Troppo bello, tutti i concorsi hanno i premi, noi facciamo un concorso senza premi. La foto più bella fatta sulla panchina con i vestiti, però non si può, non siamo al blocco 4. Allora, oggi parleremo, vabbè, diamo una descrizione di dove siamo, in realtà che tipo di paese è, come si vive in questo paese, e poi parliamo di larga temporada oggi. Vedo che i numeri reggono benissimo, mi cade la mascherina dal naso, sempre il grandissimo problema che io ho il naso grande, però ragazzi non ci posso fare niente, per cui terrò la mascherina che mentre parlo appunto mi cade. Siamo in un paese residenziale. Cosa vuol dire residenziale? Un posto dove si vive. Gran Canaria va sempre suddivisa tra turistico e residenziale. Quando io penso a lei, io mi confronto con lei. È una zona, le Canarie sono un arcipelago che vive di turismo, per cui andrò sempre a confrontarmi con una serie di condizioni turistiche, economiche e via dicendo, e una serie di condizioni residenziali, economiche e via dicendo. La benzina ha un unico prezzo, le sigarette hanno un unico prezzo, i supermercati hanno lo stesso identico prezzo per tutti, le case no, i periodi o perlomeno la durata di periodo di vacanza non ha lo stesso prezzo. Se noi ci confrontiamo con una prenotazione scusate corta, per cui una settimana, 15 giorni, un mese, due mesi, tre mesi, siamo turisti, per cui andremo a pagare una cifra che è sicuramente più alta che se noi prendessimo in maniera residenziale, per cui con un lungo periodo, con un minimo di 6 mesi, prendessimo la casa in affitto. Abbiamo già introdotto appunto la larga temporada e andiamo però a spiegare effettivamente come funziona e cosa offriamo noi. Ci saranno, come posso dire, una serie piuttosto ampia di possibilità per ogni portafoglio. Di fatto alle Canarie le case costano un po' come l'Italia, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare.
Questa mattina è uscito il post della, appunto, della larga temporada, la, il tipo di casa che offriamo noi e il prezzo. E fra i vari messaggi, chiaramente voce a tutti, diritto di voce a tutti, assolutamente, però tantissime persone commentavano, costano come a Milano, costano come a Genova, costano come a Roma, costano... Beh, insomma, noi quello che diciamo lo documentiamo. Il commento da parte del nostro pubblico ci sta, però in realtà, almeno per quello che riguarda Milano, non è assolutamente così, perché con 700 euro al mese, tutto incluso, dando per buono che non è regalato nulla, attenzione, diamolo pure per buono, ma dando per buono che non è regalato nulla, ricordiamoci che io personalmente a Milano 700 euro al mese, tutto incluso, non ho mai avuto questo onore. La casa, l'ultima casa che noi abbiamo abitato in Italia era una villetta e pagava 100 euro al mese solo d'acqua. È vero, avevamo qualche fiore, avevamo qualche piantina, un po' di verde da bagnare, buona idea, ma stiamo parlando comunque di 100 euro al mese solo acqua. Era una villetta con l'autonomo, ovviamente, per cui avevi delle spese di gas comunque, estate, inverno, e se non sei in una condizione autonoma, in realtà ti vai a, come posso dire, a rovinare contro le spese condominiali, che sono veramente alte. Ma andiamo a vedere un po' e guardiamo un po' il mare. Ivan Bottin, noi siamo un TG, vendiamo servizi. Esatto, sì, noi siamo un'agenzia. Vai a Tenerife e prendi Binter interno, Ivan Bottin. Alessandro Fischetti, evidentemente non hai seguito le altre dirette di questi argomenti, si è già parlato a sufficienza. Grazie Ale, sicuramente ti stavi riferendo al Covid. Allora, Giovanni Maiocco, noi non diamo notizie, vendiamo un prodotto, se non le era chiaro. Cioè, noi diamo notizie, ma siamo un'agenzia. Ci lasci fare il nostro lavoro, grazie. Giovanni Maiocco, ma lei abita lì per parlare in questo modo? Allora, Luca Galletto, purtroppo è Ryanair e mi son perso. Giovanni Maiocco, bel modo di dire le notizie sempre per interesse. Certo, cioè non a parte che mentre dicevo certo che ci starebbe anche, in realtà non me lo vedo molto addosso questo certo, perché l'interesse arriva dopo, cioè viene sicuramente gestita una diretta in forma, come posso dire, in forma pubblicitaria, no? Consentitemi questo termine, pubblicitaria in parte, perché non è che parliamo tutto il giorno della nostra agenzia e cosa vi può dare la nostra agenzia. Di conseguenza ci si può leggere tra le righe, e la verità è sempre tra le righe, poi fra le righe avete la possibilità di poter vedere tanti posti, avete la possibilità di poter vedere tante come posso dire, tante location, tante situazioni, capire anche dai nostri commenti come si vive ad Arinaga, a differenza di Vecindario o di Telde o del Sud, eccetera, dove si può abitare, dove non lo si può fare, eccetera, eccetera. Ovviamente non esiste un invito prima della diretta, chiaramente, per cui al quale tra le altre cose ci si può anche
sottrarre, no? Cioè ti invito e non entri in diretta perché non ti va o ritieni che la diretta non sia interessante per te, e questo assolutamente ci sta. Chi però entra in diretta è pregato di, come posso dire, di fare dei commenti consoni all'interesse collettivo. Parlo dell'interesse collettivo, no? No, Vivere le Canarie pubblicizza i suoi servizi. Già Vivere le Canarie tutte le domeniche vi fa la diretta ad Arinaga, dove non vi dà case ad Arinaga. Che questo sta proprio a significare quanto non sia centrale il concetto vendo servizi, ma quanto sia centrale inizialmente il concetto mi interessano le Canarie, perché mi interessano le Canarie, che cosa voglio cambiare, come posso cambiare da niente, arrivando da un paese straniero senza parlare una lingua, non conoscendo nessuno, magari con pochi soldi in tasca, e comunque un po' di soldi ci vogliono, come mi posso confrontare, come posso organizzare tutto questo? Questo è quello che noi facciamo praticamente tutti i giorni. E nel momento in cui hai l'intenzione reale di muoverti, possiamo anche darti una mano. Cioè noi abbiamo una serie di servizi come tutti gli altri, e non sono poi tantissime le Canarie, soprattutto in periodo di Covid ne sono quagliati veramente tanti. Non si può essere forti soltanto la mattina quando ci si alza, bisogna essere forti anche alla sera quando si è stanchi. Noi siamo qui, vuol dire che insomma un po' di strada nel giusto modo l'abbiamo fatta. Ma torniamo un attimo ai messaggi, che chiaramente io sto cercando di, non vi sto inquadrando il ristorante o facendo un 360, in realtà sto cercando una posizione dove poter leggere i vostri messaggi, perché lo schermo è praticamente acceso, il riflesso è tutto solare. Stavo dicendo, torniamo a noi. Non so se ho già ringraziato il nostro Piero, che tutti i giorni dalla regia ci assiste, cosa assolutamente importante visto le condizioni di chi trasmette, che generalmente trasmette dalla riva del mare. Guardate, vedete, estate piena. Durante la settimana, se vi faccio la diretta, è deserto, ma non perché non c'è nessuno, perché il Covid ha ucciso tutti, perché la gente lavora, la gente qui vive, la gente qui è nata, è un posto residenziale, per cui attenzione, non andiamo a confondere quello che è il residenziale, il turistico, al quale mi sono proprio appellato, no? Appena ho iniziato la diretta, volevo proprio farvi capire che differenza ci fosse, o che due vie io mi trovassi davanti in una città residenziale, la via turistica e la via residenziale d'obbligo, per cui dovrò capire cosa voglio, per quanto tempo lo voglio e dove avere quello che in realtà mi si addice, se sono turista, se sono residenziale, anche da leggi, anche da documentazione, anche da tantissime cose che possono comunque andare ad incrociarvi sia da turista che da residenziale, che potrebbe essere la sanità, da turista esattamente come sempre, come tutte le volte che siete andati all'estero, non cambia niente, anzi tanto di più, perché siamo in Europa, siamo a casa nostra, non siamo nella bellissima Cuba, non siamo nella stupenda Santo Domingo, che comunque non hanno regole, non hanno regole europee. Noi qui siamo in Europa e chiaramente il pensare di poter venire a vivere alle Canarie ci aiuta tantissimo. Ci aiuta e ci sorregge, no, questo concetto, il fatto di essere in Europa, di essere a casa nostra e di vivere con le stesse identiche regole. Vediamo se riesco a vedere qualche messaggio. Tra gli occhiali che si appannano e il sole, vi posso garantire che non è affatto facile.
i suoi consigli. Allora io pregherei, io ho letto già due volte questo nome. Allora, vediamo. Giovanni Maiocco. Giovanni Maiocco io la pregherei se è ancora in linea, se sta ancora seguendo la nostra diretta, magari di uscire e di occupare il suo tempo magari in altro modo, visto che, ripeto, probabilmente leggendo i messaggi dei nostri amici, i suoi commenti non credo che siano di interesse collettivo. Allora, torniamo invece. Adesso trovo ovviamente l'ombra. Ma adesso io, a parte che tutto da vedere, però io vedo il messaggio di questo signore che io dico vivo qui da molti anni, eccetera, eccetera. Tutto da dimostrare, non lo so. Noi non sappiamo esattamente chi sia il signore. Noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni. Una notizia o dei commenti buttati lì, in modo, come posso dire, anche un po' poco riverente, tra le altre cose, non pubblicizzano certo bene questo signore e quello che dice, per cui francamente non ho intenzione di perdere altro tempo, anzi rinnovo l'invito al nostro amico di occupare il suo tempo in un altro modo. Ci sono tantissime altre cose, lui viva tranquillamente qui come ha sempre fatto. Se è venuto qui e qualcosa non gli va, avrebbe potuto tranquillamente andarsene, perché è rimasto così da tanto tempo. Noi ognuno ha un proprio, come posso dire, un proprio punto di vista, no? Per quello che riguarda un tipo di vita, un sistema di vita che ci potrebbe andare bene, per cui ci differisce tantissimo gli uni dagli altri. Potrebbe andare bene a me quello che a te non può andare bene, non so se in questo momento riesco a far capire cosa voglio dire, cioè come poi dopo mi confronterò con la realtà è affar mio, ne sono capace, non ne sono capace, mi adatto, mi è piaciuto, le mie caratteristiche sono adatte, non sono adatte, senza né colpa mia né colpa tua né delle canarie. Però quello che conta è che la realtà sia la vera realtà. Non so che cosa, parlando di larga temporada e di appartamenti che noi siamo in condizione di offrire agli amici che vogliono fare magari una prova, no? Vogliono magari venire per 6 mesi, vogliono venire a vivere direttamente qui, prendere una casa e avere un'agevolazione di garanzia, perché sapete che adesso le garanzie sono piuttosto richieste. Hanno paura che non paghi l'affitto. Noi per esempio nelle nostre casettine non ti chiediamo garanzie, ti chiediamo 2 mensilità come cauzione, 1 mensilità per l'agenzia, ovviamente lavoriamo e qualcosa dobbiamo guadagnare anche noi, e poi pagherai il tuo affitto di 700 euro tutto incluso mensile, per cui 700 euro mensile tutto incluso mese per mese. All'interno, nel tutto incluso, hai la comunità, la piscina, la pattumiera, la corrente, l'acqua, il giardiniere, insomma hai 1000 cose, tutto quello che vive una comunità. Tu non lo stai pagando, ma lo paga per te il proprietario dell'appartamento a livello di millesimi. Di fatto tu con 700 euro al mese hai tutto, case arredate. Tenete conto che la maggior parte delle case italiane a tutt'oggi non sono arredate, per cui quando tu arrivi in una casa devi pagare la cauzione, che può essere come Milano anche di 6 mesi.
attenzione, devi pagare magari 3 mesi anticipati, 4 mesi anticipati. Con questo Milan, a me piace tantissimo e ci sta, se me lo posso permettere, anche milioni di euro al giorno, cioè che non esistono veri e propri parametri. Ma guardate come è scoppiata l'estate, forse nemmeno in estate avevamo così tanta gente in giro, no? Anche perché in quella zona, su quei gradini, così, che in questo caso vanno a sostituire la spiaggia, non si mette la mascherina. E quelle persone belle tranquille, vedete? Ristorante prenotazione con i vari numeri, tutti pieni, non sono tantissimi, questo è un paesino, non è una zona estremamente turistica come potrebbe essere Playa dell'Ingles, come potrebbe essere Campo Internazionale. Ma andiamo un attimo all'ombra mentre guardiamo poi il mare e vediamo di leggere qualche messaggio qui, vediamo se ci siamo, se siamo messi bene per leggere qualche messaggio, troviamo una luce che ce lo permetta. Guardate che fatica oggi a leggere i messaggi. Allora, i fitti parlano di 700 euro per i fitti, non è esattamente italiano, però comunque sia l'affitto delle nostre case è di 700 euro al mese. Stiamo parlando però di Maspalomas, stiamo parlando del sud, proprio all'estremo sud, la zona più bella di Gran Canaria, la zona con l'inverno migliore all'anno, stiamo parlando di Campo Internazionale per l'esattezza. Sono 700 euro al mese, spese incluse. Sto leggendo i vostri messaggi, ragazzi. Con un po' di difficoltà perché... infatti stavo soltanto leggendo, poi per rispondere l'ultima volta al nostro amico Giovanni Maiocco, che a quanto pare ha fiato da sprecare, che è andato a vivere alla Spalmas. Voi immaginate un italiano che parte dall'Italia per andare a vivere alla Spalmas, con i suoi cambiamenti di clima, con il clima discutibile, una città al nord, non so capacitarmi. Non ci fosse il sud a Maspalomas, cioè a Gran Canaria, non ci fosse un sud come quello che abbiamo, siamo perfettamente d'accordo. Però comunque, vedete, è giusto che ognuno partorisca dalla propria pancia quello che è in grado di partorire, ci mancherebbe, assolutamente, per l'amor di Dio. Ecco, ritorniamo invece a noi. Ho visto diversi commenti, i fitti, non i fitti, eccetera eccetera. Noi affittiamo le nostre case a 700 euro tutto incluso, da sempre, e abbiamo sempre avuto, come posso dire, il nostro movimento, abbiamo sempre avuto i nostri clienti, i nostri amici, i nostri inquilini, senza nessun problema. Non sono appartamenti nostri, perché sarebbe veramente tantissimo
perché siamo oltre a 150 appartamenti in gestione, la maggior parte però sono in larga temporada da anni, non sono in mano a gente che non dà nessun fastidio, gente tranquillissima, non necessariamente tutti pensionati, ma gente che lavora, per cui, ripeto, un po' di scompiglio. La situazione di questo virus in realtà alle Canarie l'ha portata, però purtroppo vi posso garantire che nessuno ti regala niente. E se ci devo aggiungere, tranne che andate ad abitare a Santa Catalina, ma se sbagliate zona, in realtà anche a Las Palmas, magari essendo chiaramente la capitale, una città, non una zona turistica, si sa che chiaramente le zone turistiche sono quelle che costano di più, però non è che ci siano resistiti in tanti, cioè stiamo parlando proprio per dati di fatto. Vediamo, sono all'ombra mentre vi inquadro il mare. Non esistono, Doriano, parenti monolocali qua. Non è un termine che non trova... Non è un monolocale, perché il monolocale da noi è un unico locale dove c'è una porticina e un bagno micro, e se sei fortunato c'è una porticina e c'è una cucina micro. Se no è soltanto il bagno micro, no? E in un unico locale hai cucina e camera da letto, no? Qui sono duplex, sono piccole casettine che hai in complesso residenziale, ognuna è singola, una di fianco all'altra, guardate il pod di stamattina, capite? Hai entrando un saloncino con la zona angolo cottura, hai le scale che salgono, hai un bagno, una camera da letto e un balcone. Piccolo armadio, tutto quello che ti serve nel bagno, quello che ti serve sul balcone, davanti hai un giardinetto e tutto questo ovviamente squisitamente vicino ad una piscina comunitaria di complesso che ha una certa dimensione. Per cui il concetto monolocale, bilocale, qui non, qui va a quarto, va a camera da letto. Anche le spese incluse o spese non incluse. Poi, attenzione, se lasci un po' andare e vuoi 1000, ti chiederebbero 900. Se 900, poi ti chiederebbero 800. C'è un limite, no? Laddove oltre non, le Canarie non fanno per noi. Non siamo in grado di pagare l'affitto che ci viene richiesto. Io vi garantisco che sotto certe cifre e molto vicine, per cui le 650, le 700, siamo già ad Arinaga, che non ha niente a che vedere col sud. Ritengo anch'io personalmente che Arinaga abbia un costo un po', come posso dire, non corretto, non consono per il, come posso dire, per il luogo, per quello che esprime, perché alla fine è un paesino, però questo è un dato di fatto e noi non dovremmo, tra virgolette, commentare o, come posso dire, negativizzare ciò che andremo a sentire. Noi dobbiamo in questo caso cercare di capire cosa è possibile per noi con quelle regole, perché le regole non cambieranno perché noi pensiamo non siano adeguate, non siano corrette o non facciano parte del range del nostro portafoglio. Non è così che funziona. Ecco, cioè, come spiego io l'approccio economico alle Canarie. Hai la possibilità, non venirci convinto di poterci stare, ti fai male. Vieni e fai una prova. Vediamo.
Ma noi, risponde Giovanni Maiocco, che in realtà invito nuovamente ad uscire. Piero, magari pensaci tu, perché tu sei davanti a un PC, io non sono in grado, mentre faccio la diretta tu sei invece in grado anche di fare occupare il tempo del Signore in maniera diversa, no? Ti basta un click. Però ho anche letto, no, il commento delle 1000 euro, ma non vado neanche avanti, perché laddove non c'è, come posso dire, non c'è niente, no, attaccato, no? Non, cosa volete che si vada a commentare? Anzi, direi magari di evitare, anche Piero, magari di evitare di commentarlo, lasciatelo stare. Se in diretta ti viene difficile toglierlo, non c'è nessun problema, non gli rispondete e va bene così, no? Che lui si diverta, passi la sua domenica, visto che vive qui e si trova così bene e fa tutto giusto, perché passare qualche ora o qualche momento ad seguire le dirette nostre, non lo so, io non credo che funzioni così, no? Tranne che sia qualcuno che magari vuole vendervi qualcosa o voglia, non lo so, e per cui ragione di più che non debba essere su una delle nostre, assolutamente su una delle nostre dirette o all'interno delle nostre pagine, o non lo ritengo affatto normale. Vabbè, ritorniamo, avete visto girettino della domenica, 1 novembre, abbiamo avuto anche noi periodi che al 1 novembre quasi quasi ci si poteva mettere anche a Milano a dorso nudo, però vabbè, un po' limite, no? Qui in realtà il tempo è incredibile. Parliamo delle cose che sono, le cose che esistono, no? Lasciate perdere poi cosa in realtà vivere alle Canarie è in condizione di darvi. Vivere alle Canarie ha dei servizi, sarà a voi a giudicare se sono buoni servizi per il prezzo che vi chiedono. Se il prezzo che vi chiedono è troppo alto, pur a parità di buon servizio, sarete voi che deciderete se i servizi sono utili, se sono persone attendibili, se sono persone che sanno fare il loro lavoro. È lasciato tutto a voi, non è nemmeno da mettere in discussione. Però la realtà è la realtà. Cioè, noi ogni giorno siamo in diretta, come siamo in diretta facendovi vedere le Canarie, ogni giorno con il suo clima, con quello che ci offrono, con la gente per la strada, con i costi delle case, con le zone più belle, le zone meno belle, le zone magari raggiungibili di interesse da parte di tutti, perché tantissime zone non le raggiungiamo, pur belle, però magari non sono di interesse di tutti. Al di fuori, per esempio, di Vegeta o della Scanteras, quando io ho sempre fatto le dirette della Spalmas, sì, però dopo un quarto d'ora di diretta siamo in 4 a vedere la Spalmas. Nonostante vediamo il mare, nonostante vediamo la Scanteras, eravamo in 5 a Natale a vedere il presepe di sabbia a Rinaga, su cui noi non lavoriamo direttamente, tra le altre cose. Ricordatevi che a uno delle dirette con maggior follower, tanto per farvi capire, e il sud è sempre fortissimo. Le cose devono parlare da sole, non devono essere forzate, o i nostri giudizi devono essere al di sopra di quello che è realtà. Io dico sempre, no? E oggi è anche la giornata rilassata, la domenica noi ci curiamo di farvi vedere come passano la domenica alle Canarie. Poi chiedetemi, quando arrivo all'ombra, volete chiedermi come si fa a defiscalizzare, cosa costa la larga temporada, che cosa comprende,
avete bisogno di avere foto degli appartamenti che noi mettiamo a 700 euro, spese incluse, scrivete al 373-774-2186, parlate con Pierangelo per vacanze, larga temporada, eccetera, eccetera. Se avete bisogno magari, non so, di ricevere qualche foto o informazioni da pensionati, no? Per come defiscalizzare, quale sarebbe poi il trattamento, cosa verreste a guadagnare, eccetera, eccetera, c'è la mail di Piero che è viveralecanarie.zezzo, che pubblicherà senz'altro adesso, se non si è rotto le tasche e ci ha mandato tutti a ranare, cosa che francamente avrebbe quasi dovuto fare, non tanto per voi ma per i soliti disturbatori. E per cui abbiamo detto viverelecanarie.zez@gmail.com. avere la possibilità di poter come posso dire, scrivere magari con più serenità, con più calma al nostro Piero e chiedere informazioni o magari anche foto di questi appartamenti. Cioè non, le foto sono di repertorio, ve lo dico già, perché la maggior parte degli appartamenti sono occupati. Noi abbiamo delle foto di repertorio, sappiamo quando questi appartamenti saranno liberi, ecco perché conviene confrontarsi con Pierangelo, che guarderà il calendario e dirà: abbiamo la possibilità di poter iniziare il nostro rapporto di larga temporada il giorno tot, e voi deciderete cosa, cosa volete fare, se vi va bene, tenendo conto che ci devono essere almeno 6 mesi di permanenza, con un contratto per legge che deve essere di un anno, per cui venite considerati residenti. Alla fine dei 6 mesi, per vostri motivi, decidete di lasciare casa, riprendete la vostra cauzione e ve ne andate tranquillamente nella casa che avete scelto, o tornate in Italia, magari perché è arrivata primavera. 6 mesi un giorno che sono assolutamente necessari per defiscalizzare, per iniziare le pratiche, il processo di pratiche per defiscalizzare la pensione. Ricordatevelo questo. Vediamo di metterci in una posizione dove possiamo vedere un attimo che il nostro Piero avverte tutti che il signor Giovanni ha dovuto all'improvviso per un impegno uscire. Beh sì, non è nostra abitudine. Allora scusatemi, mi sono di parte, ma con 700 euro al mese tutto compreso in un residence con annessa piscina e comunque luogo sicuramente confortevole, come vita penso che ci sta, io la penso così, e per carità ognuno è libero di valutare. Vabbè, ma penso che sia, vabbè, un'analisi assolutamente intelligente. Diciamo, saresti stato di parte se dicevi: come bello Enrico. In realtà non l'hai detto e non sei di parte, hai fatto un'analisi di parte probabilmente perché a te sta bene, no? Cioè un concetto che a te sta bene, un prezzo che sta bene. In realtà il tuo ragionamento è perfetto, meno di questo in una location di quel genere non trovi assolutamente niente, e non hai l'attico, attenzione, e la donna di servizio inclusa con la palma in mano, magari in topless. Sono case basiche, te le gestisci, vanno bene, credimi, vanno bene, sono veramente comode, possono essere anche l'inizio No, se il signor Giovanni Maiocco ha usato la parola disonesti nei nostri confronti, prima di tutto io personalmente lo querelo. Seconda cosa, io personalmente lo vado a cercare. Ma non perché sia collegato all'agenzia,
perché io non permetto nessuno ad una persona della mia età di 60 anni dopo una vita di sacrifici e di lavori tutto il giorno. Io questa mattina ho iniziato a lavorare alle 6 in complesso, sono tornato di corso, un piatto di spaghetti e a fare la diretta fino adesso, fra un po' ci sono i post da preparare di domani. Certo, è il nostro lavoro, dobbiamo lavorare, ma noi lo facciamo tutti i giorni, onestamente, senza come zecche buttarci addosso nessuno. Quello che facciamo noi lo facciamo con le nostre braccia. A parte che non devo giustificare nulla a nessuno, ma questo tanto per dirvi che se qualcuno pensa di dare del disonesto a me o ai miei fratelli o a vivere alle Canarie, nel complesso ha proprio veramente sbagliato a capire, ma va proprio contro un muro, anzi proprio l'opposto. A noi dovrebbero darci le multe e le pene per la troppa onestà, se devo essere sincero. Non credo che si sia spinto tanto, anche perché è tutto nero su bianco, e le garantisco che in settimana ho la querela, ma garantito al 100%. Allora, ritorniamo invece a noi, vediamo. Sì, sì, hai perfettamente ragione, Danilo. Sai, come ti posso dire, tu devi sempre tener conto di questo, no? Nelle dirette o nel nostro modo di pensare, o il nostro modo di pensare non si vede, no? Cioè, capisci? È trasparente, tu non lo puoi vedere. È astratto. Ma a noi non interessa, come ti posso dire, raccontare qualcosa che sia frutto del nostro pensiero, della nostra empatia, del nostro modo di pensare, dei nostri gusti. Non interessa questo, perché non siamo degli stupidi. 100 persone, 1000 gusti differenti. Per cui non a noi interessa poter, come posso dire, offrire sempre i nostri servizi, poterli offrire e gestirli nel migliore dei modi e raccontarvi quello che sono le Canarie, che è una vita tutta diversa da quella italiana o di tanti altri paesi europei. Proprio perché scopriate, senza aver speso un euro, senza essere venuti alle Canarie, senza aver passato un minuto al telefono, senza aver fatto nulla di nulla, voi avete la possibilità di poter scoprire cosa sono le Canarie, cos'è una domenica alle Canarie ad Arinaga, Gran Canaria in questo caso. Cioè, abbiamo 1000... come posso dire, dirette che parlano di questo, cosa sta avvenendo, cosa c'è da vedere, il perché. Ma nessuno di noi si è mai solamente sognato di, come posso dire, già di darvi una descrizione, che potrebbe anche starci, ma di darvi un minimo di descrizione che sia, come posso dire, una descrizione troppo personale, magari un filo falsata, cioè non ha modo di essere e non fa parte della nostra, come posso dire, del nostro modo di lavorare o di essere insieme, perché non è sempre il discorso professionale che guida le dirette. Le dirette sono qualche cosa di collettivo, lo dicevo prima, dove possiamo partecipare tutti, dove noi abbiamo tutti l'interesse o questo innamoramento, no, delle Canarie, se non è esagerato definirlo così. Insomma, abbiamo questo interesse particolare per queste zone, per questo arcipelago, per un clima eccezionale tutto l'anno. Insomma, le Canarie sono queste. Probabilmente
non avranno, come posso dire, per strada non si percepirà l'intellettualità che si potrebbe percepire a Londra. Magari per strada non si potrà, diciamo, vedere espressa la miglior moda che si vede per strada a Milano o a Parigi. Non si potranno vedere le più belle auto che potremmo vedere a Las Vegas. Però dobbiamo tener conto che di una vita tranquilla, di una vita serena, di una vita che ha nei principi di ognuno di questi signori, di questi nativi, c'è la tranquillità. E essere tranquillo lui vuol dire alla fine lasciare tranquilli anche gli altri. Allora, ripeto, no, su Arinaga noi non abbiamo interessi professionali al momento, non li abbiamo perché noi consigliamo 6 mesi al sud. Ecco perché le nostre case che vi offriamo sono al sud, quelle da 700 euro al mese. Non abbiamo case. Se noi avessimo pensato che Arinaga costituisse una meta iniziale per i nostri amici che vengono a vivere qui, sicuramente avremmo creato lavoro e avremmo avuto case da offrirvi. Non abbiamo intenzione di generare lavoro qui perché dobbiamo prima scoprire le Canarie, dobbiamo stare almeno 6 mesi a sud. Ed ecco che le nostre case in complesso ci offrono più sociale, la possibilità di essere vicino a tanti altri italiani, di poter, come posso dire, condividere parte della giornata, soprattutto per i nuovi arrivati, andare a fare la spesa con l'amico, con l'amica, alla sera cucinare assieme e poi andare in spiaggia assieme, magari confrontarsi, anche se ti viene quella mezza crisetta per aver lasciato magari l'Italia, i nipoti, la zia, il cugino, hai subito però delle persone che l'hanno già vissuta questa realtà e immediatamente ti confortano. Insomma, ci sono veramente tantissime, tanti motivi per partire veramente dal sud. Enrico Mazzoli, conosci per caso Insolita Comida? Due carissimi signori in Arinaga, sì, è chiusa però Insolita Comida, Enzo Pastiglione. Credo che sia chiusa da un anno, ci siamo passati davanti dove c'era prima Insolita Comida. Sono delle ragazze italiane e sono, perché sicuramente saranno ancora in circolazione, non so se alle Canarie o dove, però il locale che avevano erano praticamente sulla curva dove mi sono fermato prima a guardare il mare, però non ci sono più, è chiusa. Ha chiuso e mi sembrava anche lavorassero, perché avevano prodotti italiani, eccetera. Per cui Enzo Pastiglione non te lo posso salutare, le saluterei volentieri a nome tuo, anche perché mi ricordo una bella ragazza là dentro, tra l'altro. Siamo in realtà, sto leggendo, la nostra Daniela Stefanoni diceva: ma che importa del lusso, ne abbiamo le tasche piene. Sai, hai ragione, ti capisco, la vedo esattamente come te. Piero può testimoniarlo, noi eravamo abituati anche noi con l'impostazione italiana a parecchi lussi. Anche noi abbiamo a discapito dei lussi deciso di vivere qui, però con altre bellezze, capisci? Cioè altre opportunità, altre possibilità, e sono assolutamente impagabili. Ragazzi, oggi torniamo sul pezzo. Eccoci qua, mettiamoci con le spalle al mare. Qua il sole è veramente bello forte oggi, fa veramente, nonostante ci sia un po' di ariettina che ti conforta, ma ragazzi miei, vi posso garantire
che al sole è stata una bella passeggiata. Veramente, io vi ringrazio di avermi seguito, di averci seguiti, scusate. Portate pazienza per chi ogni tanto disturba le nostre dirette. Vi auguro ancora un buon onomastico, perché oggi è di tutti i santi. Domani è una giornata non speciale, ma speciale, perché andremo a ricordare tantissime persone che per noi sono state tanto, tanto, tanto importanti, e noi ci rivedremo, per l'esattezza, martedì. Martedì, non so da dove, ma con Enrico ci ritroviamo per la nostra solita diretta. Ciao a tutti, ciao, grazie a tutti.